sta andando il campionato? Direi bene, direi molto bene. Stiamo completando il primo programma sconosciuto e quindi direi che siamo ormai quasi a tre quarti del campionato del mondo. Le aspettative le ha deluse oppure? Direi che le aspettative sono andate, abbiamo superato le aspettative. Ovviamente quando si organizza un campionato del mondo come noi per la prima volta in Italia, quindi non c'è una grande esperienza in questo senso, è stato difficoltoso pensare un po', cercare di pensare a tutto, di fare in modo che andasse nel migliore dei modi e soprattutto che avesse un successo nei confronti dei piloti che vengono qui da tutto il mondo, oltre che dell'Umbria e di Foligno in particolare. Ecco, l'aeroporto di Foligno quindi in questa occasione ci ha avuto una buona visibilità mondiale, diciamo. Direi di sì, se voi avete modo di andare sui network, ma sui social network o andare su YouTube, potete vedere che ci sono moltissimi filmati che prima invece si potevano contare col contagocce, che parlano di Foligno, delle sue caratteristiche. Direi uno degli aspetti più, per me, più interessanti, più belli è il fatto che finalmente Foligno si è rilevato per quello che è, ovvero un aeroporto eccezionalmente adatto per questo tipo di attività sportive, ma similmente adatto per fare attività di volo a vela, sportiva e comunque nel senso più generale di tutta l'aviazione generale. E quindi ci potrebbero essere sviluppi futuri anche per altre discipline per quanto riguarda l'aeroporto di Foligno? Direi di sì, già anzi stiamo parlando di un protocollo d'intesa con l'Aeroclub d'Italia in accordo con il Comune, con gli enti locali, per poter fare di Foligno un punto di riferimento per quello che è l'aeronautica generale, per l'aviazione generale, per le attività sportive, per farne un polo aeroturistico.